visto il rubantino? Ma che? Manco io l'ho visto. A me stamattina mi ha detto che si doveva svegliare presto, verso mezzogiorno. Ammazza, così presto? E te credo, lavora al comune. Oh, eccolo! Eccolo che arriva! Oh, rubantino, sei meglio! Eccime! Sono Rubantino, di Roma il traffichino. Dai tempi d'Alemanno a quelli de Marino, tranne appalto, una truffa, una tangente, non è cambiato niente. Lavora al municipio, si non me trovi là, me trovi al bar de sotto a bere, a chiacchierà. E corro al mio lavoro solamente per timbrà. Perché te lo dica fa? E certo me lamento, sto sempre a brontolà, e buche a monnezza er degrado da città. Ma dopo alzo le spalle, mi rilasso perché qua è Roma. E che ci vuoi fa? Rubate qui, rubate là, forse alla luna ne fa incazzare. Degrado qui, degrado là, ma è lo sportello di sta città. Meno male che sei arrivato. Stavo a parlare qui con Romoletto. Ciao, Romolè. Ciao, Rubati. Ciao, Fernanda. Ciao, Rubati. Che stavate a di? Stavamo a parlare del sindaco di Roma. Ma tu ci hai capito niente? È certo che ci ho capito. Pare che Bertolaso sia incinta e forse il sindaco non lo può fare. Rubati, ma ci sei andato al gazebo per votare? No, ci sono andato per rubarmi il gazebo. Oh, Rubati, ma che hai detto qua? Ma appalti, dalle strade agli asili il sistema Roma è fuori legge. Oh, fammi vedere. Ma come se permettono sti infamoni? Non ci hanno messo i canili abusivi? No, no, ci stanno. Ci stanno? E l'assistenza ai disabili? No, quella no, ma perché truccano pure la parte sui disabili? E non ci posso credere, Rubati. Ma infatti non è così. È che proprio non ci stanno gli appalti. Le carrozzine agli ospedali le fornisce mio cognato. Tu pensa solo che quando qualcuno si rompe un osso, io in tasco 10 euro. Ammazza, sono tanti soldi su. È certo che sono tanti soldi. E come credi che abbia aperto il chioschetto de grattachecca mi fio? Coi femori rotti. Rubanti, però sta città è tutta una buca. A me lo dice, a nanna re. Ci avete presente la buca che c'ho sulla strada proprio di fronte a casa mia? Sono andato ieri da un collega da viabilità per dire di fare qualche cosa. E te la riparano? Ma scherzi, ma che? Mi hanno dato il permesso per farci una piscina da 20 metri. Così i ragazzini ci si divertono. Scusa, Rubantino. Io vengo da Nuova Delhi, India. Ah, ciao, bello. Ciao. Dammi due rose, dai. No, ma io non vendo rose. Dammi l'ombrello. No, non vendo neanche ombrelli. Manco ombrelli, oh, finché no. Ci volete rubare il lavoro, va bene. Ma mo che ci rubate pure a voglia di fancazzo, no, eh? No. Sto a scherzare, no, che ti serve, dai. Ho bisogno di una casa, come posso fare? A Romolè, hai sentito, vuole una casa, è tutto organizzato, c'è... C'è presente il dipartimento, com'è che si chiama Roma? Delle politiche abitative e sociali. Ah sì, io ho visto internet. Ecco, di fronte c'è sta un ferramenta, no? Sì. Te compri un piede di porco, sì. Con quello sfondi una porta e occupi. Grazie, Rubantino! Non ringrazia a me. No. Ringrazia il grande cuore dei dirigenti pubblici di Roma Capitale. Viene. Del resto qual è il simbolo di Roma? Una lupa, con due sotto che succhiano. E noi succhiamo. E il sistema è questo, noi di Roma Capitale siamo così. E regole, e leggi, certo, per carità, massimo rispetto. Ma infatti chi le tocca? Ma chi le guarda? Ma chi le dice niente? Pensa che per non disturbarle fammo finta che manco esistono. E il sindaco nuovo, prego, s'accomodi. Destra, sinistra, centro. Ci vanno bene tutti, mica siamo razzisti. Tanto loro passano, ma noi restiamo e comandiamo. A Roma le elezioni sono senza senso. Sono tanto per votare. Per fare qualche cosa.
Vanno da Prati alla Magliana, devi guidare una settimana. C'è so più buche artuscolano che preti dentro al Vaticano. C'è so li sorci nella niene che so più grossi delle iene. Non è che voglio damme arie, ma ho già votato otto primarie. Tanto per votà, tanto per farsi pia un po' per naso. Oh, può capità che in Campidoglio ce va Bertolaso. Giorgia poi se sa, arriverà con tutti i camerati. Poi c'è Giaghetti e quella a 5 stelle, sempre se Grillo prima nulla espelle. I patiti De Marino. C'è sta Massina, poverino! Invece al fascio che ti piace, vuoi fa la croce su Sforate. Lo sa andate vuole a nessuno, che non può vince più nessuno. Si dice ormai senza vergogna, governa Roma e una gran Roma. Tanto per votare, per far vedere che c'è democrazia, per curiosità su chi gestisce un'altra ruberia. Uno mi dirà che sta canzone mette un po' tristezza, ma prova a andare a lei una porta via e te ricoverano per isteria. Aspetta un po'. Non so se siete pronti, ma è giunto il momento del senatore Razzi, che è molto contento. Per le elezioni USA lui non si addolora, meglio un capone ricco che un razzista. E in America, e in America, e Victory! Victory! Buonasera. Number one! Number pupazzo one! Buonasera! Io voglio dire quello che penserete umidificata. Unificata, si dice unificata. Congratulations, President Donald Trump. Eh? I yes, lei supporto do you? Sì. Vabbè. Also because, anche perché you do a great America. Va bene, ragazzi, buonasera, complimenti per l'inglese. Grazie, devo perché dire. Me l'ha segnato mio nipote che vive da Micrato in America. Ah, vive in America, suo nipote? Sì, c'ha una bella posizione. Ah, che bello, bello. Sta bello. Sul ponte di Brooklyn. Ah, sul ponte. Sì, fa il gioco delle tre carte. Ah, non è una posizione bellissima. Io penso che dobbiamo festeggiare perché now friend dear Donald Trump make your li cazzi tu. Benissimo, stia calmo perché... Ma allora. Io calmo, io sono tutto un fremito. Lo immagino, ma... Toccami. No, 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 mi fido. No, no, senti che sono freddo. No, 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 per dovere di cronaca, te lo dico. Mi fido. Per la cronaca. La prego, mi fido, mi fido. Maestro, fammi partire una musica allegra, dai, tipo Born in the USA. Born in the USA, ma no. Cos'è? L'inno che ingoia di Beethoven. L'inno alla gioia, maestro, non faccia niente. Allora metti quella che balliamo sempre nella discoteca del Senato. Andiamo a comandare di sto cazzi, dai. Si chiama Rovazzi. Senti, io capisco l'entusiasmo. Ma perché è così euforico?
sia buono. Amico caro. Sì, sì. Ti ricordi la storia della Madonna, cosa faceva se Clinton? Sì, sì, ma lo sappiamo. La storia del Calippo, hai memoria? Sì, sì, sì. Vuoi che te lo mimo? No, no, ce l'ha già detto l'altra volta, mi ricordo benissimo. Io mi ero sposto. Sì, è vero. Avevo fatto outan. Outing, outing, si dice. Vabbè, ero persino andato in giro con l'app per New York tanotta. Addirittura, bene. No, per attaccare manifesti abusivi di razzi che vota Clinton. Lo sappiamo che lei avrebbe voluto. Poi a mio nipote mi ha fatto vedere una foto di Madonna. Mi è venuta la pelle d'orca. D'orca, se mai, ma perché? Sembra Quagliarello con la parrucca bionda. Ma no, anche una donna bellissima. È diventato un cesso che no, non ti dico. No, non è vero. Madonna, ma Trump ha vinto e possiamo dire, scampato pericolo, sì. Gabbato lo cesso. Ma non è vero. Ora, continua su Trump. Sì, io, sì. Perché so tutto. Ah, sì? Sì, ieri ho fatto le parole crociate, la prima orizzontale era mezzo di locomozione tipico di Milano. Cioè? Trump. Ah, oh mamma. Va bene, senta, Razzi, allora, lei come se la spiega la vittoria di Trump? Ma io credo che è un segnale definitivo, che il popolo della politica non ce ne frega una minchia. Sì, no, è un po' disinteressato. È come diciamo, quando spieghi a uno statale gli orari dell'ufficio. Cioè? No. Che lui fa, sì. Sì, con la testa, ma non è ma poi pensa solo dove la troia più vicina. Non è vero, io no, vedo, ma pre, non io è vero, vedo statali... per 8 anni Michelle Obama che cucina pomodori biologici. Si aveva l'orto, no? Ha messa la voglia di Pamela Pratica e mi prepara un triple cheeseburger con sangue di porco e gorgonzola. Va bene, questa è una sua opinione. Però ecco, secondo lei perché ha perso la Clinton? Ma io penso che è meno male che ha perso. Eh? Vabbè, ma perché insomma? Ma anche perché sarebbe stata una disgrazia. Ma no, guarda. Infatti grazie. Fino all'ultimo ho stato col fiato col sospensorio. Io sospeso, col fiato anche sospeso. Perché se lei vinceva a casa sua i piatti da lavare si accumulavano. Non credo adesso che abbiano... I panni da stirare diventavano una montagna. Ma non so se a casa perché Clinton... quella, la donna, non è che il buon Dio l'ha creata per fare le cose degli uomini. No, stia buono, però... Tipo non prendere lo stipendio, no, guardare no. dritto invece che per terra... No. No, ma non avere fisso. Piacere nel sesso, cacciare le marmotte nel parco con lanciafiamme. Ma che marmotte nella stia buona? Io credo che sia l'ordine naturale della vita, del naturale della natura naturale. Ma, però restiamo un attimo su Trump, la prego. Ecco, lei pensa che adesso il mondo sia meno sicuro? No, io questo non credo. Ah, ma, io a McDonald Trump ci direi di chiamare a me. Vabbè. Io anche perché ci posso organizzare un incontro con Kim Jong-un della Corea del Nord, anche perché si parla. Ah, lei vorrebbe proprio farla questa invitiamo cosa. Pure il presidente turco, sì. Erol Khan. Erdogan si chiama. Lui fuma, bestemmia come un turco e ci mette l'allegria, no, no, non fa solo quello. Che purtroppo è fondamentale in quegli incontri del C8, dove si mangiano gli arrosticini, si raccontano le barzellette zozze, facciamo il doppio giro d'amaro e alla fine con la panza gonfia tirano un braccio. No, la prego, non è questo il modo di fare trattati, vi prego. Un minimo, il G8 si fanno altre cose. Io credo come... Non si fa così. Se l'uomo è in pace col suo intestino è pace col mondo. Ma questo va bene, ma non c'è. Infatti si dice ho fatto il voto di pancia. Il voto di pancia, ma infatti Obama di... con la moglie che li faceva mangiare solo pomodori biologici ha bombardato mezzo mondo. Va bene. Comunque senta, Razzi, si dice che il voto a Trump sia stato un voto contro l'establishment, no? L'avrà letta questa. Io questo non credo. Perché no? Lo dicono tutti gli analisti dicono io che non credo che gli americani ma anche perché i lettini e l'ombrellone ti servono anche perché sulla spiaggia puoi giocare con i racchettoni, no? Ma cosa dici? A me piace lo scoglio, ma mia moglie mi scassa la minchia. Ma di cosa sta parlando? Che lei ci piace la spiaggia col ristorante, che ci puoi mangiare la frittura, l'arrosto misto, il caffè, l'amaro. Ma cosa e quando vai alla cassa dici, ho preso solo un amaro. Ma di cosa sta parlando? Di cosa sta dicendo? L'establishment balneare. Ma quello, lo stabilimento. Ma colpa mia, senta caso. Lasciamo perdere. Parliamo invece di Putin, perché molti temevano, sa, l'intrusione di hacker russi durante la campagna. No, questo non credo. No, okay. Non fa... Anche perché non sono russi, sono di Bolzano. Ma perché? L'hai detto, tu l'hai detto. Infatti, è colpa mia. Ah, mi piace tanto. È colpa mia. Ilo hacker. In Svizzera me li mangiavo sempre con la cioccolata. Non ci interessa. Uova, ragù di cervo, micrato. Che bontà. Mi fanno venire l'acquolina in bocca. Benissimo. Toccilo qua, mangialo. No, prendilo. Un po' sciolto, ma che cazzo te ne frega? Grazie così. Dai, con quello che ti fa cacao, prendi. Guardi, va bene così, non voglio i suoi wafer. E allora buttali via, eccolo lì, perfetto. Senta, invece, secondo lei, che cosa ha visto, parlando seriamente, cosa ha visto l'America in Trump? Ma guarda,
Io penso che proprio a un'analisi attenta, anche leggendo i giornali, la moglie. No. Questo lei forse... Non è vero. No, io non penso che gli americani abbiano votato solo per questo. Dai, non è possibile. Avranno visto altro, no? Sì, hanno visto altro. La nuora non era male, amico cane. C'era la zia acquisita, la suora si è morta. Pure il cane di Trump a me mi arrapa un pochino. Vabbè, guarda, allora, senti, però possiamo dirle una cosa. Allora, Trump è un sessista, razzista. Sì, vabbè, parliamo anche un po' dei difetti, però. Se non ci dicono che gli lecchiamo il culo, che non va bene. No, ma sono difetti. Guardi, appunto. Allora, per esempio, sempre parlando di difetti, pare che Trump in passato non abbia pagato le tasse. Questo non credo. No, dicono, è una cosa... Sembra strano che non le abbia pagate solo una volta. Non lo so, adesso magari... Anche perché se metà di quello che guadagni lo dai allo Stato, poi non riesci a farti tutto il grattacielo di crana. Va bene, ma scusi, però lei in questo modo giustifica non pagare le tasse, non è un... No, io non è che giustifico, dico proprio che è sbagliato. No, però è un messaggio pericoloso. È un messaggio pericoloso. Non amico può caro, questo. Te lo dico da Ezio Greggio. Anche lei. Ma fatti le cazzi tu. Ma fatti le cazzi. Ezio Greggio, ma perché tu conosci qualcuno che paga le tasse in questo paese? Io le pago, io. Sei un ricchione tu. Ma cosa? La prego. Ti piacciono le cose strane? No, non mi piacciono le cose strane. Ti piace prenderlo nello Zebedeo? Ma no, non ci sarebbe niente amiche di male. Caro, ma che cazzo te ne frega di pagare le tasse? Ma no, invece è una cosa... Tanto se ti beccano, puoi patteggiare, lo fanno tutti, è lo sport nazionale. Ma non è vero. È il patteggiamento artistico. No, però parlando... Rimaniamo su Trump, no? Perché c'è il rischio che Trump possa essere un dittatore, no? Può esserci il rischio di una guerra mondiale. Speriamo. No, è brutta questa cosa. Così se scoppia la terza guerra mondiale non facciamo più referendum e così la razza umana si estingue. Ma il Senato è salvo. Ma adesso togliti con voglia di evadere. Ah, in che senso? Grazie. E grazie senatore, che grande osservatore dell'attualità. Tirami la gamba. Sì. Ragazzi, Andrea Zalone, la Silvano Belfiore Band, tra poco, giusto 60, 70 secondi o minuti, ore, tra poco, ciao! Lui è lo chef più famoso del mondo, pare che con quei pochi, per quei pochi che ancora non lo conoscessero, dunque, Gordon Ramsay è tipo cracco, ma bravo. Cioè, come cuoco, fatevi conto che questo qui le patatine le frigge in padella e non le apre dal sacchetto. Dunque, è anni che il mondo animalista, vegetariano e vegano ha un unico grande obiettivo: prendere Gordon Ramsay e scottarlo lentamente in acqua bollente come una verza. Sono anni che lo odiano. Ma perché? Cioè, Ramsay non è un bracconiere sanguinario che ammazza le foche bastonandole con zanne di elefante che ha segato lui personalmente. È solo un cuoco che ogni tanto fa delle polpette. Vegani, e rilassatevi, anche perché, poverino, ormai ha i nervi a brandelli. L'altra settimana su Twitter un follower gli ha chiesto: sei allergico a qualcosa? E lui ha risposto: vegans. Sono allergico ai vegani. Ora guardatelo qui mentre stava rispondendo. Non fate vedere come rispondeva, scusami. Ma eccolo qua. Sembra Jack Nicholson in Shiny. Wendy, ho appena cotto la porchetta. Non c'è niente da fare. È l'eterna lotta tra carnivori ed erbivori. Ci sono due scuole di pensiero contrapposte, no? Che se la menano da miliardi di anni, fin dai tempi del T-Rex contro il brontosauro. Cioè, all'epoca a risolvere ci ha pensato un asteroide. Ora, che cazzo facciamo? Aspettiamo il prossimo? Forse i vegani dovrebbero imparare a convivere col resto del pianeta. Qualcuno mangia carne, qualcun altro mangia fagioli, siamo tutti contenti, no? Magari il primo rischia l'infarto e il secondo deve evitare gli ascensori. Ma un punto d'incontro lo si può trovare, no? E invece no. I vegani devono sempre attaccare briga con qualcuno. Se non trovano un cuoco, piuttosto che rilassarsi, se la prendono con un prete.
Sardegna, parroco, offre Rolex in cambio di 20 agnelli per i poveri, accuse dagli animalisti. Dunque la storia è questa. Don Tamponi, un parroco sardo, ha deciso di vendere il suo Rolex per sfamare i poveri comprando degli agnelli per il pranzo di Pasqua. Ora, andate oltre la storia del Rolex, no? Gliel'avevano. No. Gliel'avevano regalato da giovane, tutto in regola. E comunque non è scritto da nessuna parte nella Bibbia che un prete non possa avere un Rolex. Vabbè, sempre questo non c'è manco scritto che i gay non possono sposarsi. Ma vi giuro, ho controllato, sui Rolex la Bibbia non dice niente. Comunque, la notizia sarebbe questa. Prete vende il suo orologio per sfamare i poveri. Come si può definire un parroco così? Un San Francesco del Gennargentu, un Don Bosco del Nuraghi, una Madre Teresa di Gallura? No, per gli animalisti lui è un mostro perché a Pasqua voleva cucinare gli agnelli. Ma Bellina, se vuoi sfamare i poveri, non è che gli dai il tofu e petali di girasole, no? Tesoro, prova un petalo di girasole. Ma io non mangio da tanto. Un petalo di girasole, amore mio. Non ce l'hai, un agnello. No, ridi, ma non è che Gesù... Cioè, Gesù ci è andato dentro con pane e pesci. Non è che ha dato gallette di riso e alghe, no? Voglio dire, cioè... Trump ha alcune proposte che cercherà di portare avanti, ma Grillo è un uomo d'onore e salta, è contento. E quindi io quando vedo Grillo che salta dalla gioia, per un verso mi commuovo, per un altro verso gli domando: hai capito che vuole fare le leggi per ampliare l'acquisto di armi per ogni cittadino al di fuori di qualunque controllo dello Stato? Ti rallegra questa ipotesi? Sei contento? Salta, salta. Lei sta a Trump come Rosy Bindi sta alla Clinton. Quella è stata una cosa infame che ha fatto questa. Quella degli impresentabili. Una cosa infame da ucciderlo. Buonasera, De Luca. Una cosa infame. Buonasera, sì, ha detto una cosa un po'... Minimo. Sì. Buonasera, eh. Sì. Con che cosa inizio? Con Grillo che salta? O con uccidere quell'infame della Binti? Beh, io direi di partire con la frase shock che è su tutti i giornali, no? Tutti... Me l'immaginavo. Dire Grillo salta. No. È un po' forte. È un po' No. La frase shock è quella sulla Bindi, ovviamente, perché... In effetti, pensandoci a mente fredda, effettivamente ho sbagliato. Oh, bravo, bene. Bravissimo. Mi scuso se le mie parole sono state travisate. Vabbè, ma l'importante è che guardi. Non voglio dire che bisogna uccidere Rosy Bindi. Infatti. Intendevo dire che bisognerebbe uccidere tutta la popolazione mondiale. Però non... E lasciare da sola, come uno piscuano, non peggiore. Con la voglia di fare due chiacchiere. E vabbè, però era partito sola. Bene. Sola. In un mondo selvaggio, simile al Pleistocene, l'unico essere che avrà davanti sarà la tigre coi denti a sciabola. Ma perché? Guardi, voglio vedere se alla tigre coi denti a sciabola la signorina Bindi darà dell'impresentabile. Sta zoccola. No. Presidente, no. Zoccolone, no, non si dice. Zoccolone è un modo che noi diciamo al sud. Ma no. Abbiamo espressioni al sud che voi settentrionali non potete capire. Ma le capiamo. Al sud dire zoccolone è un complimento. No, non è vero. No. Quando ero sindaco di Salerno, lei non può immaginare quanti matrimoni ho concluso dicendo la frase di rito, bene, ora può baciare sta zoccolone. Non credo, no. Lei si sta arrampicando sugli specchi, no. È tipica usanza del sud, in campagna, quando i mariti tornano tardi la sera col colletto della camicia sporca di rossetto per tranquillizzare le mogli. Sì. sono stato con certe zoccolone. Ecco, vede, e alle mogli torna il sorrisetto sulla faccia. Abbiamo capito, no, però adesso il presidente del PD Orfini ha chiesto che lei si scusi o che lasci il partito, quindi... Orfini.
Orfini. Esatto. Sto figlio di Indrocchia. No, no, ma non può offendere tutti. Ancora, chi offende? Ma come chi offende? Nel caso in cui dicessi, ma non lo dico, che Orfini è un cretino, un animale, un analfabeta di ritorno. Ma non vede che poi... Allora sì, lo offenderei. Ma io questo non lo dico. In realtà l'ha detto. Io dico solo che è un figlio di Ndrocchia. Ecco, no, no. E per noi campani è un modo di dire normale. Non è vero. In Campania, sì, non c'è la festa della mamma, c'è la festa dell'Ndrocchia. Ma non è vero, ma non... Il noto cantante Bennato, quando scrisse la canzone Viva l'Ndrocchia... non l'ha mai cantata. Fu costretto a cambiarla in Viva la mamma per farsi capire da voi settentrionali. No. Senta, comunque, basta, lei non può fare la guerra a tutti. Ma quale guerra? Io voglio la pace, soprattutto con la Rosaria detta Bin. Ecco, però allora faccia qualcosa. Tant'è che un mese fa ho predisposto che fosse dedicata alla Bindi una targa bella al centro dei quartieri spagnoli. Che bello. Una bella targa in marmo con le scritte in oro vero che compongono il nome Bindi. Tetra, ma bella. È un busto come in Swarovski con la faccia della medesima. Che bello, bellissimo. Solo che purtroppo l'hanno rubata. Magari. Sti fetenti animali si arrubano tutto tranne questa targa. Ma come no? Ma manco una mezza scritta con la vernice a coprire il ritratto immondo della Bindi col suo sorrisetto. Ma meno male. Ma neanche un piccolo atto vandalico, niente. La venerano come la Madonna, sti animali. E fanno bene che se lo merita. E in tutto questo Grillo salta. Vabbè, ma Grillo salta. Vince Trump e Grillo salta. Vabbè, salta, lei Trump fa arrestare Babbo Natale poiché in quanto proveniente dalla Lapponia è un immigrato. Ma non e Grillo è vero. Che fa? Ma lasci stare. Riceve una spinta propulsiva dagli altri posteriori che tramite energia cinetica vincendo la forza di gravità permette al corpo il distacco temporaneo dal terreno. È chiarissimo, salta. Bravo, a differenza di Di Maio che invece striscia. Ma, ecco, ma perché deve mettere in mezzo Di Maio? Tra l'altro Di Maio ha detto che con lei mangerebbe una pizza. Una pizza. Sì, per dire, no? È stato carino. Una pizza. Continuiamo ad alimentare questo stereotipo del sud. Cosa? Magari in pizzeria ci andiamo vestiti pure da pulcinella, suonando il mandolino e vendendo Rolex tarocchi. Ma perché? Ma no, lei... Di Maio ignora che grazie a me ormai il piatto per cui Napoli è famosa sono i pizzoccheri della Val di Sarno. Ma cosa sta dicendo? Ma la cotoletta alla Beneventana. La cotoletta. Il risotto con l'osso buco. Ma cosa sta... Sì, adesso mi dirà che lei ha portato l'osso buco in Campania. In parte. L'osso c'era già in Campania, io ho introdotto solo il concetto di buco. Non cominciamo, no. Prima di me, per gli adolescenti, era impossibile spiare dal buco della serratura la venente zia. Ma cosa dici? Ore con l'orecchio, con l'occhio appoggiato al freddo metallo, senza riuscire a guardare niente. Con frustrazioni che si accumulavano per anni nella psiche dei ragazzi. Le ruote delle macchine, non essendoci il concetto del buco, non si bucavano mai. Ma non è con vero, conseguente però, crisi economica per i gommisti costretti così a chiudere. E i giovani campani che speravano di trovare nei calendari delle officine quello che non potevano aver visto della venente zia. Certo, davanti alla siracinesca abbassata sentivano aumentare ancora di più l'insoddisfazione. Mamma mia, ma perché? Ma la conseguenza più terribile della mancanza dei buchi era vedere in giro cittadini gonfi come pere. Ma perché no? E all'improvviso, no, la prego. Ogni giorno era una continua mesta fiera di piedi grotta. Ma cosa sta dicendo? Solo che a esplodere al posto dei mortaretti c'erano i campani senza buco. Senta. Che tristezza. Va bene, abbiamo capito. Però invece parliamo un attimo del convegno che sabato scorso avete fatto per il sud. No, avete fatto questo convegno. Che convegno? Molto importante. Non dico che convegno. Sì. Per il sud. Sì, un convegno. Avete fatto un convegno. Solo dire convegno per il sud mi vengono i brividi, la pelle d'oca. Vabbè, era un convegno. Le coppiette che si dichiarano sul lungomare di Posillipo ormai non si dicono più ti amo. No? Ma tenendosi per mano si sussurreranno ti convegno per il sud. Ma che ti convegno? Che soddisfazione. Senta, invece, come commenta la dura polemica che c'è stata tra lei e Cantone? Cantone parla. Sì. E Grillo? Salta. Vabbè, sì, Grillo. Ormai l'hanno capito. Salta, è per ma te. Non sono io, è la gente a dire che... Ma no, adesso... Cantone parla e Grillo... Vabbè, ma è lei che li provoca. Però. La Bindi è una zocco? No, ma non sono io a dirlo. No. La vi prego, no. Cantone parla, Cantone detto dagli amici
No, non hai detto niente. Come non hai detto niente? Perché non ha amici. Ma non comincia a insultare anche Cantone. Cantone è la radice di cantonata, non è un caso. No, la smetta. Allora, il PM se l'è presa per le sue dure accuse contro l'anticorruzione che bloccherebbe l'Italia, no? Secondo lei l'anticorruzione... Senza l'anticorruzione questa regione volerebbe. No, non è vero. Saremmo la prima potenza mondiale del mondo mondiale. Ma non è vero, è importante. Avremmo aeroporti in ogni quartiere, con dentro un aeroporto, con un altro aeroporto. Adesso sì. Avremmo delle matriosche di aeroporti, certo. Senza anticorruzione avremo Capri, Anacapri e Ipercapri. Ma che Ipercapri? E invece non possiamo avere niente per colpa di sta capa e cazzo. Vabbè, certo. Adesso chi dirà che capa e cazzo è un'altra espressione tipica del sud, certo. No, vuol dire proprio una grandissima testa di... No! Andrea Zalone! La corruzione negli appalti pubblici, gli sprechi, le ruberie nelle grandi opere. Cambiamo completamente argomento. Vai! Porca puttana, no. No, ma allora siamo sempre invischiati lì, dai. No, ma Roma no, cazzo, le Olimpiadi a Roma no. Ma con tutto quello che vi ho detto prima. Tra l'altro, se tanto mi dà tanto, ci fottiamo anche la fiaccola, dai. Oh, ma non ci sta. Voi non ci crederete, ma abbiamo... appena finito di pagare i debiti per i mondiali di calcio del 90. Italia 90, mutui finiti di pagare ora e presto si riparte con le Olimpiadi. Cioè abbiamo appena finito di pagare il mutuo di 26 anni fa e siamo già in banca a farne un altro e tra l'altro in banca ci mandiamo sempre lui. Dunque Montezemolo era il presidente del comitato di Italia 90. Il più grosso buco economico nella storia dei buchi economici e adesso è il presidente di quello per le Olimpiadi 2024, cioè ripercorre lo stesso ruolo a distanza di 34 anni. Cioè a un risultato del genere non ci arrivi nemmeno se ti fai ibernare, sai? Cioè fai questo buco, ti fai ibernare e dopo 34 anni rifai la stessa cosa. Cazzo, com'è possibile? Ma a quest'uomo qui cosa gli sfugge esattamente del concetto di pensione? Montezemolo Roma 2024, Olimpiade low cost e trasparente? Regia, se tu avessi per caso, Fusi, un RVM low cost da mandare low cost, mentre io mi metto una parrucca low cost, perché non abbiamo soldi per fare delle parrucche belle, perché non le lasciate... Vai, manda l'RVM che divento... Benvenuti a tutti e grazie di essere qua. Molti della vostra età, molti che sono qui oggi, proveranno a vincere una medaglia nel 2024 davanti alle loro famiglie, davanti al loro paese. E se non potreste gareggiare, vi farete dei selfie con i grandi campioni che ci saranno a Roma nel 2024. Io nel mio... ufficio ho le foto dei militari che nel 60 fecero uno straordinario lavoro. E mandiamo un messaggio forte al Comitato Olimpico, a Losanna, anche ai nostri competitors. Noi vogliamo le Olimpiadi nel 2024 e lavoreremo giorno e notte per fare questo. Tutti insieme. Tutti insieme vogliamo le Olimpiadi, diciamolo, tutti insieme. Vi prego, facciamo le Olimpiadi a Roma. Io voglio le Olimpiadi a Roma tutti insieme. Diciamolo tutti al Comitato Olimpico. Buonasera. Sì, le Olimpiadi di Roma nel 2024. Voi potreste fare i selfie con i giornalisti, potreste. Buonasera, e potreste. Non so. Poteste. Dipende da cosa vuol dire. Ma io non lo so. Quello è un problema. Dico solo che dobbiamo portare avanti veramente questa grande sfida. Io ci credo molto. Certo, sì. Il 70% degli impianti sono già quasi tutti pronti. Ah, addirittura. Arrivo a dire che si potrebbe già fare l'inaugurazione domani. Ah, potrebbe inaugurare le Olimpiadi di Roma 2024 domani. No, io parlavo di Italia 90. No, ma se parlo adesso no. Manca ancora un 30% e poi abbiamo finito i lavori. Sì, però ecco, facciamo le Olimpiadi, vi prego, dai! Va bene, infatti lasciamo perdere, ecco, Italia 90. No, perché, senta, Presidente Montezemolo, molti si chiedono, no? Ma Roma ha veramente bisogno di queste Olimpiadi? Guardi, Roma merita le Olimpiadi, sì. È una città bellissima. Vero, verissimo. Io l'ho sempre vista dall'elicottero. Vabbè, adesso...
o dal terrazzo di Giulia Sofia, mi dicono che a piano terra è un po' caotica. È un po' sì, un ma po' dall'elicottero la vista è mozzafiato, guardi. Sì, sì, però persino tutti i candidati sindaci sono contrari a questa candidatura. Guardi, no? Cioè, tutti hanno... che le devo dire? La politica ragiona con la testa, ma certo. Io da sportivo ragiono col cuore. Anche bello. Perché ho notato che se ragiono con la testa mi viene una fitta forte qui dietro. Oh, va bene, quindi vado molto di cuore, è meglio. Sì, va bene, mi creda, sarà una grande festa, ecco, per lo sport. Ecco, sì. Porteremo le discipline in tutte le grandi città italiane. Bello, Palermo, bello. Verona, Genova, Bali. Bari. Come ha detto, scusi? No, dico, sarà Bari, perché Bali è in Indonesia. Bari, sarà. Oddio, scusi un attimo. Ma no, ma non credo che debba verificare, la prego. Sergio? Sì, ma non telefoni. Ma tu lo stadio dove lo stai costruendo? A Bali o a Bari? No, ma la prego. Come dici, parlano una lingua incomprensibile? No. Allora è giusto, è Bari. No, grazie, no, sì, non Bari. È vero, no. No, no, però, senta. C'è il scusi, mi fa inquadrare il presidente Paparesta? Sì. Ce l'abbiamo una telecamera, c'è il presidente Paparesta. Salutiamo. Presidente del Bari. Ecco. Guardi, era un arbitro, era magro, l'ho visto adesso, era spesso vabbè, così. Comunque, complimenti. Si è mangiato Bari. Cosa, me lo squadrate per cortesia? Sì, vabbè, siete troppo lenti, scusate, questa è la televisione vabbè. Di Cairo? No, non è vero, anzi, guardi, vuole dire ecco, qualcosa guardi, incomprensibile in barese? No, vabbè. Mi scusi, veramente. No, torniamo alle Olimpiadi, no, perché le Olimpiadi sì. Comportano investimenti molto elevati, No, ma noi dobbiamo distinguere tra impianti temporanei e impianti permanenti. Guardi che c'è differenza, cioè, no, cosa... Saranno temporanei i palazzetti, le piste, gli spalti, mentre rimarranno sicuramente tutti i debiti permanenti. Ma come tutti i debiti? Sì, ho controllato, non si preoccupi, quelli rimangono permanenti. I debiti rimangono... Capisco il suo scetticismo, ma, non è scetticismo. Ma le assicuro, ho tutti i calcoli, li no, ho fatti. Ma è gravissimo però, scusi. Ma, scusi, mi perdoni, no, ma, no, i debiti non sono quella somma che si crea dopo il tuo lavoro. No, i debiti sono... No, ma no. Non sono quella cifra che poi ti permette di diventare amministratore delegato in un'azienda. No, questa è una sua visione. No, non facciamo confusione, ma non, è che prego, non mi spinga di nuovo a ragionare con la testa e non col cuore. Sento già una fitta qua ma dietro, mi perdere la fitta, ma è lei che guardi, dice... che se mi smonta il concetto di debito, mi crollano 30 anni di carriera. Ho capito, no, ma i debiti sono soldi persi. Ma persi da chi, scusi? Ma da chi? Io non ho perso niente, giusto? Ma non è lei che... Sergio! Ma non telefoni adesso. Ciao, ma noi, se le Olimpiadi vanno a puttane come Italia 90, perdiamo qualcosa? Ecco, lasci stare, possiamo tornare agli investimenti. Guardi, l'ho già detto nelle altre interviste, e anzi ci siamo tutti visti a Sulmona, butto cifra alla Carlona, proprio per comunicare... che abbiamo preventivato una spesa di 5 miliardi. 5 miliardi. Perché vogliamo che sia un'Olimpiade Lacoste. No, scusi. Forse voleva dire low cost, basso cost. No, ma si è sbagliato. No, guardi. Ma si sarà sbagliato. Low cost. La prego, guardi. Low cost, a basso cost. Dai, la fitta. Sì. La fitta, guardi, no, che, se, fitta guardi che se a basso costo è un'imitazione, sa? Sì, ma non stiamo parlando di... Nell'etichetta originale c'è proprio scritto la cost, non low cost. Sì. Stia attento, per cortesia, no, low cost non è una marca. Oddio, è una fitta. Ma non può avere una fitta. Ma non telefoni sempre. Ciao, scusa, lei già comprate quelle 33 milioni di polo col coccodrillino per le Olimpiadi, no? Ma bene. Ma infatti mi sembrava strano che gli atleti servissero tutte ste magliette. Come dice, aspetta che glielo chiedo. Scusi, che taglia porta? Ma non voglio... Non... Le interessano 2 milioni di XL? No, non mi interessa, lasci perdere. No, niente. Poi mi scusi, ma io ho letto che le Olimpiadi costeranno 5 miliardi, però lei non ha contato le infrastrutture. Facciamo le Olimpiadi! Sì, facciamole, però non ha contato le infrastrutture, le spese per il turismo, la metropolitana, La? No, la prego, la metropolitana, tutte quelle opere che vanno fatte per... Ma cos'è la metropolitana? La metropolitana, la lei intende sapere. Quella cosa tipo Italo che va sottoterra? Sì, in qualche modo quel mezzo sì, assurdo che fa un rumore brutto e si riempie di poveri che suonano il violino? Ma non ci sono solo i poveri che suonano il violino. Quella città sotterranea che si raggiunge dalle buche coi gradini? Ma quali buche coi gradini? Le ho viste dall'elicottero di Roma, ci no, sono ma queste so, buche ma, profonde coi gradini che portano alla città dei poveri. Ma non è la città dei poveri? E la poi ci sono quelle altre buche che hanno tanta ghiaia, grandi. Sì, no, ecco, quelle sono proprio le buche dell'asfalto. E quelle sono permanenti, giusto? Ma infatti sarebbe giusto spendere i soldi delle Olimpiadi per un po' sistemarla la Guardi, città, no? Le Olimpiadi saranno un grande volano per l'economia del nostro paese. Sì, abbiamo calcolato addirittura che il Pilates nazionale salirà dello 0,4. Il Pilates nazionale cos'è? Lo so che voi giornalisti lo chiamate PIL per abbreviare. No, si confonde. Allora, il PIL... Ah, va.
Vabbè, ma si sarà sbagliato. Facciamo le Olimpiadi, le facciamo, prego. Però facciamo, lei deve sapere di cosa parla. Bisogna farle le Olimpiadi 2024. Sì, magari si faranno, però facciamole, la prego. Lei deve sapere di cosa parla. Il PIL non è il Pilates, è il prodotto interno lordo. Guardi, io memorizzo tutto quello che mi dice, però lo deve fare piano, ha capito? Ma non può non sapere cos'è. E Giulia, non Sofia, telefoni, amore, non scusami, telefoni. Devo darti una notizia terribile. Sì. Da quanto ho intuito non ci sarà un aumento del Pilates, lo so, sono mortificato. Lo so. Se vuoi posso darti 10 milioni di polo a maniche corte? Senta, Giulia, ma, Sofia. Scusi, allora, conti alla mano, queste Olimpiadi costeranno oltre 13 miliardi. Guardi, io non ho nemmeno capito ancora se questi soldi di cui mi sta parlando li dobbiamo dare o li dobbiamo ricevere. Ma no, è quello che costa. Mi ha mandato a puttane tutto il discorso del dare ma a avere. Non gliel'ho mandato 13, 13 miliardi. L'ha finto dietro. Ma ha detto dei numeri solo, non è? Dei numeri. 13 miliardi. È più di 5, giusto? Ma certo, 13 è più di 5, lì me la renda più semplice, perché ormai veramente l'affitta mi sta uccidendo. Ma basta con sta affitta. Converta la cifra in polo la costa. Ma la non prego. Devo farlo io. Allora, se Giorgetto, scusami. Ma noi precisamente perché cazzo ci siamo infilati in questa cosa delle Olimpiadi? C'era da fare del grano, giusto? Sì. Ma pagare in euro o in polo? Senta, Montezemolo, allora, dica la verità. Lei non crede veramente in questo progetto, no? La vedo... Guardi, voglio essere sincero. Ecco, ne approfitto. Le Olimpiadi sono nel 2024. Esatto, sì. All'inaugurazione avrò quasi 80 anni. Quindi... Io contavo di morire prima. No, ma perché? Io punto tutto. Andrea Zalone. No, no. Vieni qua, Andrea Zalone. Maurizio Crozza. Vieni qua. Andrea, fate un applauso a Andrea Zalone. Maurizio Crozza. Bene.